Veneto, dove ha utilizzato i dirigenti scolastici, la insegnanti e gli studenti di tutti gli istituti di istruzione superiore. Roma, 6 febbraio 2018. Carissimi tutti, vi scrivo per rinnovare il nostro grazie di cuore a quanti hanno contribuito direttamente o indirettamente alla nostra campagna nazionale di raccolta fondi. Anche grazie al vostro prezioso contributo, da 27 anni la ricerca finanziata dalla nostra fondazione ha raggiunto risultati straordinari. Cerignola è una città solidale, Cerignola è una città accogliente, Cerignola è una città che si mette a disposizione del prossimo. E questo è un dato importante che va sottolineato, soprattutto perché spesso la nostra città viene etichettata per altri motivi che io ritengo essere minoritari rispetto alla stragrande maggioranza della comunità cerignolana, che invece è quella che partecipa a queste iniziative e Veneto ne è una dimostrazione. Per quanto riguarda per me personalmente, Veneto è un momento dove tutte le scuole si incontrano, abbiamo sempre partecipato e abbiamo sempre creduto in questo progetto che fate voi. Volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione per l'impegno profuso. Ho osservato le partite con grande attenzione e davvero tutte le partite sono state delle partite bellissime, ragazzi sono impegnati, sono dei ragazzi bravissimi nel giocare a calcio, davvero. Sicuramente lo sport li trasmetterà anche quei valori importanti che poi serviranno nella vita, nel futuro, nel lavoro. E complimenti ancora a tutti, grazie. Dobbiamo cominciare ad abbandonare, a non pensare sempre di negativo. Iniziative del genere ci portano a fare delle considerazioni positive e noi come amministratori non possiamo che essere favorevoli, aperti a qualsiasi tipo di iniziativa che ci porta a migliorare. Quindi non posso che essere felice per i risultati che si stanno ottenendo per il bene della nostra città e dei nostri giovani. Grazie a tutti.